Mia figlia è appena deceduta perché le dicevano che era brutta. Aveva solo 16 anni e fino a pochi mesi fa era perfettamente normale. Emily non è mai stata una ragazza magra, ma di certo neanche una ragazza brutta. Aveva un viso molto bello, era questa la sua particolarità. Mio marito è stato chiamato a lavorare in una città lontana, quindi siamo stati costretti a prendere tutte le nostre robe e a trasferirci. Mia figlia, appena sedicenne, cadde in depressione a causa di questo brusco trasferimento. Il primo giorno nella scuola nuova è stato devastante per lei e fu costretta a rincasare prima del dovuto perché le sue compagne di classe avevano cominciato letteralmente a tormentarla. Dicevano che era grassa e che se avesse bevuto anche solo un bicchiere d'acqua sarebbe diventata obesa. Ho passato dei giorni d'inferno per convincerla a non darci troppo peso, ma ogni tentativo era vano. Vedendola molto affranta, provai a comprarle dei nuovi vestiti per farla sentire più a suo agio e la mandai addirittura da uno psicologo, al fine di buttare fuori tutti quei pensieri negativi. Ma la situazione non sembrava migliorare. Mia figlia era vittima di bullismo e questa cosa la stava distruggendo. Un giorno tornò a casa molto pallida, con un sorrisino abbastanza forzato. Mi disse che aveva incontrato una ragazza snella mentre usciva da scuola, che il suo nome era Annie. E si era proposta di starle accanto durante il suo percorso di studi. Mi informai su quella ragazzina. Sua madre era una sorta di life coach e aveva addirittura un sito tutto suo su internet. Il suo nickname era Anna Smith 78, anche se lei si chiamava Anastasia Wright e abitava pochi isolati da casa mia. La gente che commentava i suoi contenuti si riferiva a lei come maestra o sua santità. Appellativi particolari e alquanto inquietanti per trattarsi di una semplice life coach su un banalissimo sito di benessere. Sentivo che c'era qualcosa di sbagliato dietro a tutto questo, ma Annie era l'unica amica di Emily e non avevo il diritto di rovinare tutto. Pensai che una madre normale avrebbe dovuto sentirsi sollevata in una situazione simile, ma inconsciamente stavo fingendo. Colei che quel pomeriggio varcò la porta di casa non era di certo mia figlia. A partire da quella sera, smise completamente di introdurre cibo all'interno del suo organismo e a lungo andare notò che aveva eliminato anche l'acqua. Ovviamente lo psicologo aveva notato tali cambiamenti nella mia bambina, ma dopo aver intrattenuto diverse sedute non riuscì a darci la risposta che tanto aspettavamo. Gli specialisti a cui ci stavamo rivolgendo ci dissero che in nostra figlia c'era sicuramente qualcosa che non andava. Il problema è che non si riusciva a capire cosa. Mi era già capitato di sentire diverse voci riguardo ragazzine che avevano cominciato a rifiutare il cibo. Quelli erano casi di anoressia nervosa. Facendo diverse ricerche, ho subito dedotto che tutto ciò non poteva avere niente a che fare con mia figlia. Una persona in condizioni normali sarebbe morta dopo soli 3 giorni senza acqua, mentre Emily era riuscita a sopravvivere ben oltre in quello stato. Certo, mia figlia era diventata anoressica. Il suo scheletro si vedeva attraverso la pelle, ma lei si comportava come se fosse perfettamente in forma. Cercai di nuovo su internet altre spiegazioni nelle settimane successive, ma non trovai nulla se non i soliti articoli sui disturbi alimentari. Nel frattempo la portai da altri specialisti e cercai di contattare alcune persone sui social che avrebbero potuto aiutarci. Insieme a mio marito, creai poi un gruppo Facebook chiamato Il caso di Emily, dove trascrivevamo giorno per giorno quello che ci stava accadendo. Molti commentavano i miei post, insinuando che mia figlia fosse entrata in una setta o che magari era sotto effetto di droghe. Leggere quelle cose senza senso mi faceva innervosire. Erano tutte ipotesi che avevo già scartato. Il fatto è che avevo da poco cambiato scuola mia figlia. Non poteva essere ancora in contatto con certe persone dalla cattiva influenza. E per quanto riguarda la droga, meglio non commentare. Con il cambio d'istituto, Emily dovette abbandonare addirittura la sua amica Annie, che poi non si fece più risentire neanche una volta. Giuro che io non ho interferito con questa cosa. Ho visto quella ragazzina solo una volta e non ho mai avuto modo di parlarci. Man mano che scrivevo la mia storia, i miei seguaci aumentavano. Tuttavia, ero convinta che molti di loro fossero in quel gruppo solo per curiosità. Anche perché nessuna persona che commentava era intenzionata ad aiutarmi seriamente. Dopo quasi 6 mesi, Emily era letteralmente diventata uno scheletro parlante. La sua faccia aveva assunto le sembianze di un teschio con la pelle rinsecchita e il resto del corpo si era ridotto in una carcassa. Emily
Si sedeva sempre a tavola con noi, ci guardava con un'espressione vuota e poi, quando finivamo di mangiare, se ne andava in camera sua, con movenze innaturali. Una sera mi immaginai di legarla alla sedia della cucina e prenderla a schiaffi con forza, finché non si fosse decisa a mettere in bocca qualcosa. Mi svegliai da quel pensiero tremendo, mentre fissavo la cappa della cucina. Fortunatamente non è mai accaduto, ma non nego che nel profondo dei miei pensieri avrei voluto picchiarla a morte da quanto mi faceva stare male. Vidi mio marito portarle delicatamente alle labbra una semplice polpetta di carne. Al contrario di quanto ci aspettavamo, lei la mandò giù senza troppe lamentele. Ce l'aveva fatta. Avevo bisogno di un supporto psicologico quella sera. E così decisi di aggiornare il mio gruppo Facebook. Ovviamente non parlai dei pensieri malsani che mi balenarono nella mente poco prima, ma scrissi semplicemente che mia figlia aveva mangiato e mi andava benissimo così. Dopo pochi secondi dalla pubblicazione mi arrivarono dei messaggi su Messenger. Guardai i commenti del mio post prima di rispondere. Molti mi stavano facendo i complimenti per quello che era successo. Ma poi constatai che chiunque volesse contattarmi stava diventando veramente insistente. E così mi spostai in poco tempo sulla chat. La persona in questione era un uomo che abitava alle periferie della città e mi stava scrivendo per sapere se mia figlia era per caso entrata in contatto con Anna Smith 78. Quando vidi quel nome comparire sullo schermo del mio computer, mi esplose il cuore e cominciai a sudare freddo. Risposi subito che prima di dargli certe informazioni mi doveva spiegare il motivo per cui stava menzionando la signora Anastasia Wright. L'uomo mi comunicò che Anna Smith non era una semplice life coach, ma salvava letteralmente la vita alle persone. E probabilmente quello che io vedevo come un problema poteva trattarsi di una benedizione per mia figlia Emily. Chiusi la pagina della conversazione e cercai di nuovo il sito di Anna Smith 78. Probabilmente si trattava di un fanatico, magari di uno stalker. Fatto sta che dopo tutto quel tempo mai avrei pensato che mi sarei di nuovo imbattuta in quel nome. Anastasia mi sembrava abbastanza a posto. Scriveva molto bene i suoi contenuti. L'unica cosa che faceva paura erano i suoi fan, i quali mi sembravano estremamente ossessionati da lei. E se quell'uomo era arrivato a me attraverso il gruppo che avevo creato, allora poteva centrare anche lei in tutta questa storia. Mi ritrovai di nuovo nella pagina iniziale del suo sito. Vi erano le solite sezioni sul benessere che avevo già visionato mesi prima. Ma, dopo tutto il male che Emily aveva provato, i nomi di quegli argomenti risuonavano estremamente interessanti per il mio caso. Navigai ancora di più tra le sezioni del suo indice finché non mi ritrovai a visionare alcune voci che trattavano di medicina omeopatica e chirurgia naturale. Ma la cosa che più catturò la mia attenzione riguardava le cosiddette operazioni a mani nude. Secondo la teoria di Anna Smith 78, una persona poteva guarire dai suoi mali tramite l'estrazione di alcuni organi interni ed una fusione con un farmaco da lei inventato per compensare l'assenza di tali organi. Ad esempio, se una persona soffriva di problemi al pancreas, allora era necessario toglierlo. Se una persona soffriva di cistite, allora era opportuno estirparle la vescica. E se una persona ci vedeva male da un occhio, la soluzione migliore era quella di cavarglielo dalle orbite. La cosa più assurda di questa pratica era che tutto ciò avveniva senza anestesie, senza materiale chirurgico, ma con il solo uso delle mani. A fine operazione, la persona rimaneva senza cicatrici o segni sul corpo. Infine, iniettava a tutti i pazienti lo stesso farmaco, che prendeva il nome di Zame, per poi farli alzare dalla brandina insanguinata e accompagnarli fino all'ingresso senza concedergli un periodo di ricovero. Pensai che questa fosse una cosa veramente strabiliante. Se solo in quegli articoli vi era scritta la verità, allora la signora Anastasia Wright avrebbe potuto operare mia figlia e farla tornare come prima. Aprì di nuovo la pagina del mio gruppo Facebook e scrissi un post riguardante queste operazioni a mani nude, taggando ovviamente il contatto che mi aveva portato a fare tali ricerche. Chiesi anche se qualcuno avesse mai sentito parlare dello Zame e se fosse veramente un farmaco miracoloso. Al contrario di quanto immaginavo, mi ritrovai a dover cancellare da quel post un sacco di commenti molesti, di gente che mi spingeva a contattare medici veri. E questa cosa mi parve un'enorme mancanza di rispetto perché sembrò quasi che i miei seguaci fossero interessati solo a curiosare su questa vicenda,
e che non avessero tenuto conto di tutti gli altri post dove descrivevo i sacrifici della mia famiglia. Solo pochi mi supportarono, e per quanto mi aspettassi anche solo una risposta dall'uomo che avevo taggato, lui non si fece vivo. Avrei voluto così tanto scrivere qualcosa alla signora Anna Smith 78, ma quella sera mio marito scese le scale urlando che nostra figlia era morta. All'inizio non volevo credere a quello che mi stava dicendo, anche perché poco tempo prima avevo immaginato intensamente di picchiarla fino all'esasperazione, e a vedere che non si poteva fare più nulla mi si spezzò il cuore. Varcai la soglia della sua cameretta e la vidi con la bocca contornata da un alone giallastro, mentre delle mosche le si appoggiavano sopra. Emily era morta dopo aver mangiato una polpetta di carne, nonostante avesse passato mesi senza toccare una goccia d'acqua e un pezzo di cibo. Ovviamente avvisai tutti, parenti e non. Scrissi un ultimo post su quel maledettissimo gruppo e poi l'abbandonai, lasciando i miei seguaci alle loro teorie senza senso. Ricevetti molto supporto, anche online, soprattutto mentre aspettavo l'esito dell'autopsia seduta in sala d'attesa. I messaggi dei miei seguaci più attivi mi scaldavano il cuore, ma nel contempo mi sentivo un egoista perché non riuscivo ad accettare il conforto dei miei parenti, i quali erano lì, insieme a me, di persona. Ricordo che non mi lasciai abbracciare neanche da mio marito, da quanto questa cosa mi faceva stare male. Finalmente qualcuno uscì da quella porta grigia e fece segno di entrare nella stanza con uno sguardo abbastanza sconcertato. Il medico che aveva effettuato l'autopsia sul corpo di nostra figlia sosteneva di aver capito in parte qual era il problema e con tono inquietato ci disse: «Signori, vostra figlia non ha gli organi interni». Dopo 20 giorni dalla morte di Emily mi giunse notizia che la signora Anastasia Wright era stata arrestata. Venne fuori che per soldi si fingeva una guaritrice in grado di curare le persone con la sola forza delle sue mani e dispensava terapie dannose per la salute dei suoi seguaci. Anna Smith 78 indusse molte persone con il cancro alla morte, convincendo loro che sarebbero guarite se avessero seguito unicamente i suoi rimedi. Anna Smith 78 operò mia figlia a mani nude, senza anestesia, la svuotò dai suoi organi interni e le iniettò nel collo un liquido miracoloso di colore nero. Il problema è che il suo sito era fatto così tanto bene che chiunque ci sarebbe cascato. Anastasia Wright avrebbe risolto così il problema di sovrappeso che tanto tormentava mia figlia, garantendole l'efficacia, se solo lei avesse assolutamente evitato di introdurre degli alimenti nel suo corpo. In caso contrario, sarebbe morta nel giro di un'ora. La signora Wright aveva addirittura spacciato delle caramelline alla menta per un sostitutivo del vaccino e si era inventata la terapia dell'urina di gatto per curare l'Alzheimer.